anche quest'anno sono felice di partecipare alla conferenza stampa con la quale presentiamo questo evento, perché quando poi gli impegni presi con i cittadini vengono concretizzati in eventi fattivi come una manifestazione che prende forma, diciamo che questo è quello che un po' ci rende orgogliosi del lavoro che facciamo tutti i giorni come consiglieri regionali. In questo caso, peraltro, organizzare eventi in momenti così particolari come quello del che stiamo vivendo adesso, che abbiamo vissuto anche lo scorso anno, ma che certo mette in moto tutta una serie di difficoltà, significa che evidentemente la comunità, in questo caso la comunità di Retto Manoppello, ha sviluppato, oltre a credere in questo evento, ha anche sviluppato una fedeltà all'idea che questo processo culturale, questo costrutto di idee e anche di persone che lavorano intorno a questa manifestazione sia una cosa di cui il territorio non può fare a meno. È questo che ci rende orgogliosi, mi rende orgoglioso e mi rende felice del fatto che anche che quest'anno magari questo evento che ha ripreso il suo cammino lo scorso anno sia ancora di più strutturato con una serie di, come vediamo, insomma, come ho visto dal programma, una serie di collaborazioni in più, con una serie di patrocini in più. Quindi quello che avevamo detto lo scorso anno, di cercare di portare al di fuori del territorio di Retto Manoppello l'evento, evidentemente con tutte le difficoltà di questo anno di Covid, comunque si è fatto, e quindi apprezzo molto l'allargamento dei confini di questo evento con i tanti comuni della Val Pescara, ma anche appunto le tante istituzioni che hanno messo il sigillo con una presenza istituzionale all'interno di questo evento. Io credo che la strada intrapresa sia una strada giusta. Spero sempre che la regione possa fare sempre un po' di più. Purtroppo anche quest'anno abbiamo avuto tante difficoltà, è un anno particolare, ma mi auguro che le difficoltà di questo anno non siano le stesse del prossimo e che magari questo percorso di crescita che ha intrapreso il comune con le associazioni del territorio, io vorrei anche ricordare, credo, la partecipazione attiva dell'associazione Liberamente, che all'epoca fu quella che mi spinse molto a procedere con questo impegno nei confronti di questo territorio. Penso e spero che l'anno prossimo la regione possa fare qualcosa in più, così come loro stanno facendo qualcosa in più, così come il territorio sta facendo qualcosa in più, anche la regione può impegnarsi a fare qualcosa in più, perché questo evento diventi, come dire, e qui chiedo scusa per il gioco di parole, una pietra miliare nel cartellone degli eventi della nostra provincia, e siamo convinti che questo sarà negli anni futuri. Quindi grazie a tutti voi.